Ciao a tutti ed eccoci così in una nuova parte della guida di Inazuma Eleven. La precedente parte avete visto cosa è successo, si è bloccato il video per colpa di Camtasia Studio. Quindi l'obiettivo sapete qual è? Cioè quello di trovare Axel chiedendo in giro. Infatti sto proprio cercando di fare così e di trovare Axel per reclutarlo. Questo gioco è spettacolare. Ancora niente novità. Tutti hanno paura di questo Axel, per la sua faccia forse. Ma la sua faccia non fa paura. Quindi ancora niente. Ricordo Daxel. Questo gioco è la prima volta che ci gioco, quindi non so bene dove devo andare, che devo fare. Quindi deve aver preso di qua. Strano. Si potrebbe essere cacciato. Vediamo se più ce lo so dire. Intanto ho avuto alcuni problemi. Parliamo con lui e vediamo. Uscire poco fa dal cancello secondario qui dietro. Uscirsi dal cancello secondario è proprio strano. Ormai questo cancello è chiuso, quindi dovete usare quello principale. Quindi quello che dobbiamo fare è ritornare. Attenzione, è già andato. Vabbè, intanto andiamo al cancello principale. Ecco da dove dobbiamo andare. Finalmente sono riuscito a svelare l'enigma. Quindi percorrere la B con il mio nuovo zoomer è la S. Quindi andiamo al cancello principale. E vediamo dal cancello principale dove dobbiamo prendere. Quanto pare è già tornato a casa, ormai non credo che oggi riusciremo a incontrarlo. Non ci resta che aspettare domani. Uffa, però non riesco a darmi pace quando mi sento così. Vado sempre in un posto speciale. Che posto? Vuoi venire con me? Sono sicuro che ti piacerà, eh? Ma di cosa stai parlando? Dammi retta, seguimi, andiamo verso il cancello principale. La torre è stata aggiunta alla mappa. Esci dal cancello principale. Esci. Cancello principale quale sarebbe? Questo forse. Ecco, da qui. Non riesco ancora a capire quale sia il cancello principale. Nella mappa c'è scritto cancello principale. Non riesco mai a capire cosa sia. Ecco,
veramente questo cancello principale. E qui non è. Nemmeno da questo lato. Ecco, ah, ecco, non avevo visto la freccia. E questo è il cancello principale. Che sono idiota, ragazzi. Davvero idiota sono. Non vedere la freccia. Ma da quando è che era qua la freccia? Quindi devo andare alla torre. Eccola qua. Visto qual è la torre. La torre è poco più avanti, viene la torre, ma che ci andiamo a fare? Dai, sì, come ti ho detto che ti piacerà. Vai alla torre. Quindi per andare alla torre bisogna prendere da qua. Sempre dritto, ora giriamo. E prendiamo da qua e siamo arrivati. Saliamo alla torre. Ecco. Te ne pare bella, eh? Questo era il posto preferito, ma non c'è scritto nel suo quaderno. Emilio, so, dimmi cosa che ho fatto sempre con te. Questo è il quaderno che mi ha lasciato il nonno. Ci sono un sacco di riflessioni sul calcio così. Ecco qua, super mega tecnica, c'è scritto. Super tecnica blocca tutto, numero 1. 100 giri del campo sulla dita che può fermare qualsiasi cosa. La mano di luce, la mossa speciale che Marco imparerà. Posso allenarmi anche da solo. Mano di luce, non riesco a leggerlo. Se non è davvero eccezionale, giochi spesso a calcio quello. Quando sono andato io, il nonno non c'era più. Come se questo quaderno fosse un regalo giunto dal cielo. C'è scritto che quando mia nonna vede pensieri per la testa mi schianta qui. Perciò quando mi capita qualcosa anch'io vengo qui alla torre. Quindi capite? Ottima stoppata. Torna a casa. Quindi prendiamo da queste scale. Si è bloccato, che c'è? Chi sono questi? Voi due dove... Guarda le due piccioncini che tubano sotto il cielo stellato. Mi ha fatto un'invidia. Che volete? Levatevi di mezzo. Come dici? Non riesco a sentirti. Ho detto levatevi di mezzo. Levarci di mezzo. Levati di mezzo, lo dico io. Che violento.
ora viene Axel. Molto interessante questa storia. Guardatevi e gustatevi questo video in esclusiva assoluta da Binkechino. La mossa speciale di Axel, non so come si chiami, ma è davvero spettacolare. Guardate infatti questo video com'è bello, emozionante. Molto bella. Ecco, stanno dialogando per reclutarlo. Davvero fantastico. Devo dire che l'hanno fatto molto bene questi della level 5. Mi sta proponendo Mark di unirsi alla squadra, ma ora vedremo se lui accetterà. Veramente. Che gli è successo questo non l'ho capito. Sta dicendo che il calcio ormai è chiuso. Perché è chiuso? Lo siete chiesti anche voi, giusto? Beh, poi lo scopriremo. Via via, quando entrerà nella squadra. Ora sicuramente dialogheranno. Crebbe finché non ci darà, mi dirà di sì. Sì, mi piace. Ci mancano ancora 4 giocatori. Dobbiamo chiedere a lei. Andiamoci da fare, ti darò una mano anch'io. Bene, abbiamo sentito che gli servono altri 4 giocatori. Chi saranno? Bene, questa è la casa di Marco, non ci sono mai entrato, quindi. Ma non capisco una cosa, nel gioco e nel cartone il nonno di Mark è ancora vivo, non so perché qua non è vivo. Se non senti davvero se dico non sarà, infatti credo che sia lui. Ah, un attimo, bene, per scoprire chi sarà il prossimo il nuovo studente, se sarà Axel Blitz o qualcun altro, scopritelo nella prossima parte di In Azzurro Lieve.